Sonic e Xy, sto portando Artyom da te! Guarda, ha le zampe bianche! Dobbiamo salvarlo in qualche modo! Dove stanno navigando? Dobbiamo salvarlo, Artyom! Questo è tutto, Artyom! Questa è la fine! Volevi catturare Cartoon Cat, ma sei caduto nelle mie zampe! E ora io ti porto dal mio cugino Sonic e Xy! Sì, Bruno, calmati! Andiamo, per favore, torniamo a casa, ti portiamo dal dottore! Perché mi hai rapito? Perché io ti ho rapito! Artyom, faresti meglio a spiegarmi perché sei venuto a casa mia! E hai deciso che puoi permetterti tutto! C'è solo un boss in questo posto! E sono io, Cartoon Cat! Quindi ora è il momento della vendetta. Sonic e Xy sa già che io ti sto portando da lui e che nessuno ti vedrà mai più, né i tuoi amici né i tuoi followers. Nessuno ti rivedrà mai più, perché scomparirai, perché ti distruggeremo. Non capisco, Cartoon Cat, come hai potuto entrare in William Bruno? È impossibile! William Bruno non esiste più e presto lo stesso accadrà anche a te, Artyom. Sonic e Xy troverà un altro corpo per il suo spirito. Cartoon Cat, tu hai a che fare con Sonic e Xy? Dopo che questi blogger hanno iniziato a cacciarci attivamente, sembra che noi siamo il più grande male su questo pianeta, ma in realtà non è così. Ci stiamo solo difendendo da voi, perché vogliamo anche noi trovarci una casa. E voi ci impedite di goderci la vita. Quindi tu, Artyom, sarai il prossimo dopo William Bruno a pagare per essere venuto a casa nostra. Quindi stai dicendo che mi stai portando da Sonic e Xy per trasformarmi in un oggetto da reincarnazione per lui? E così è, Artyom. Io ti sto portando da Sonic e Xy per fare diventare te Sonic e Xy. E a proposito, siamo già arrivati. Non avevo mai visto questa zona, fatico a capire dove siamo. Tu, Artyom, non hai più nessun altro posto dove scappare. Quindi adesso saltiamo su questo molo e andiamo nel nostro bunker. Se non l'hai notato, un drone ci controlla per tutto questo tempo e Safik mi rintraccerà sicuramente. Quindi Cartoon Cat ha rapito Artyom. Dobbiamo affrettarci a raggiungere questo molo. Ma allora, come ci arriviamo? Si trova proprio dall'altra parte di questo fiume. Una barca! Sì? Lì, nascosta! Fantastico, allora! Ho detto sì, dai, andiamo a prenderla insieme. Ma se questo è lo stesso fiume, ora navighiamo lì. Saliamo sopra e usciamo sulla strada. La nostra macchina dovrebbe essere lì. Mi aiuta allora? Sì, ti aiuterò. Bene, allora dobbiamo andare alla barca. Dove siamo arrivati? Cos'è questo posto? Questo è il posto più spaventoso in cui sei mai stato, Artyom. Fu qui che William Bruno iniziò la sua trasformazione. Ma per trasformare completamente il corpo di William Bruno in Cartoon Cat, io ho ancora bisogno di tempo e per questo ho bisogno del tuo aiuto. Ma affinché nessuno ti riconosca, devi cambiarti. Ora ti do dei nuovi vestiti. Safi, corri! Safi, corri! Qui non prendono più le onde radio. Abbiamo pensato a tutto. Non puoi scappare. Artyom, indossa questa tuta da ginnastica. Ecco qua, dammi la giacca. È rossa, ti riconosceranno subito, quindi dammela qui. Bruno, so che c'è un vero William Bruno dentro di te da qualche parte e io ti salverò. No, William Bruno non esiste più. Per favore, Artyom, sono ancora qui, sono ancora qui. Artyom, dai, cambiamo i vestiti in fretta, altrimenti saremo in ritardo. Andiamo, ora ti mostrerò la barca che ho nascosto. Oh, ma che... Ehi, attenzione! Oh, ragazzi, guardate, ecco il pulsante rosso iscriviti. Ragazzi, sapete come William Bruno non ama questo pulsante? E forse possiamo aiutarlo a sbarazzarsene. Opa! Ragazzi, liberatevi di questo pulsante rosso con il vostro metodo. Per favore, ragazzi, io spero che voi mi aiutiate. Dobbiamo sbarazzarcene più velocemente prima che Artyom venga distrutto lì. Ragazzi, premete più velocemente chi non ha premuto. Ho bisogno d'aiuto, quindi... E chi è già iscritto? Beh, voi siete i migliori.
Ragazzi, quanto sono stanco! Invece per te è molto più facile farlo. Basta premere il pulsante rosso e iscriviti sotto questo video e renderlo grigio. Ragazzi, spero nel vostro aiuto, devo scappare. Ecco la banca, prendila. Pazzesco, è nascosta, ma non è bucata. No, è a posto. Obla. Allora, va bene. Il soccorso, insomma, in fretta, dobbiamo andare ad aiutarli. Sì, è urgente, dobbiamo navigare un pochino. Eh sì, te lo sto dicendo, non li vedi? No, sono lontani. Ancora molto lontani. Andiamo, Artyom. Non abbiamo molto tempo. Non farmi arrabbiare, Artyom, sai che peggiorerà. Fermo. Fermo. Tu non mi sfuggirai più da nessuna parte, ok? Non ho paura di te, Cartoon Cat! Libererò sicuramente il mio amico! Bene, dobbiamo ancora andare lontano, eh? Sì, Safik, non lo so, è un posto molto pericoloso. Questo campo è incredibilmente enorme! Artyom, a causa del fatto che è enorme, ho comprato una piccola cosa prima di venire in questo campo. In generale, questa è una trasmittente GPS. Portala con te, mettila nel posto più sicuro e quando ti perdi premi il pulsante e questo messaggio con le tue coordinate arriverà a tutti. Safik, sei sempre ossessionato per la sicurezza, non aver paura, andrà tutto bene. Ecco. Safik, spero che tu riceva il segnale. Sono io, Cartoon Cat. Ti piace guardare gli episodi di Cartoon Cat? Allora facciamolo, raccogliamo 50.000 commenti sotto questo video. So che sarai in grado di raccogliere quei 50.000. E poi un altro episodio con me, con Cartoon Cat, uscirà su questo canale. 50.000 commenti, ricordatelo. Dunque, dove dovremmo andare? Da che parte? Sì, penso in su. Su un sentiero, niente. Dove dobbiamo andare? Che penso delirio. Verso la strada. Adesso dobbiamo andare dritto. Lasceremo la barca qui, va bene? Andiamo. Ragazzi, dobbiamo salvare Artyom. Sono lì da qualche parte e li incontreremo proprio ora. Da qualche parte, due serie fa, ho dato ad Artyom un trasmittente GPS. Ha premuto il pulsante e mi è arrivato un SMS. Vedo tutte le sue coordinate. Ma c'è una macchina! Fermo, aspetta, Artyom! Fermo! Aspetta, Artyom! Safik! Aspetta, Artyom! Oh mio Dio, abbiamo una macchina! Forza, sediamoci tutti! Oh, ragazzi, andiamo! Andiamo! Seguilo! Ragazzi, lo raggiungiamo, non ci seminerà! Ci siamo già dietro! Dove pensi che io ti stia portando, Artyom? Cioè, è chiaro che andiamo da Sonic X, ma non hai idea di dove si trovi la sua base! Ci hai dato la caccia per così tanto tempo e noi ti siamo sempre stati così vicini quando non te lo aspettavi, neanche lo sospettavi. Perché ne hai bisogno? Non ha assolutamente nessun senso! Certo che ha un senso, Artyom, e tu avevi motivo di cercarci. Beh, so guidare. Pazzesco, ragazzi, William Bruno è un grande pilota, ma ora sta guidando come un idiota. Non può nemmeno andare dritto, ragazzi. Curva qui, da un lato, dall'altro. Ok, sta rallentando, ragazzi. E se ne va, vuole allontanarsi da noi. Di nuovo rallenta, ragazzi, e cavalca come un pazzo, fuori come un balcone. Guarda come guida, è pericoloso. Ragazzi, cavolo, siamo già in città e andiamo a prendere quella Camaro. Finora va tutto bene. Non riesco nemmeno a capire dove siano, in che zona siamo della città. Sì, ci sta provando a seminare, però. È possibile che sia una trappola, non ci vorrei non provare. Non fa niente, saremo pronti anche noi. Sta girando da qualche parte, in una fabbrica abbandonata. In questo momento lo raggiungiamo, ok ragazzi, guardate. Cosa sta facendo? Lo sta portando da qualche parte. Oh, accidenti. Dove lo porta? Dobbiamo seguirlo, veloce. Possono essere ovunque, ma molto probabilmente lì. Perché la porta conduce lì. Ragazzi, è molto spaventoso qui. Ma la cosa buona è che noi abbiamo due torce. Ecco le tracce. Lasciami andare per prima. Forza, sì. Vedo le tracce delle scarpe di ginnastica di Artyom. Guardate, ragazzi, qui tutti i muri sono neri. C'era un po' di magia nera qui. A quanto pare siamo nel posto giusto. Guarda qui che c'è scritto. Non sei l'ultimo, c'è scritto. E anche vattene, è scritto in rosso. Probabilmente ci siamo. 1, 2, 3, 4, 5. Quasi come Safik 1, 2, 3, 4. C'è qualcosa
qualcosa di decisamente spaventoso. No, non c'è nessuno qui. Beh, grazie a Dio, ho paura di andarci. Beh, allora ci siamo, la cosa principale è che non succeda nulla ad Artyom mentre ci facciamo strada in questo labirinto. Qui c'è un seminterrato. No, c'è un vicolo cieco, c'è una stanza enorme. E ragazzi, di nuovo, graffiti con vernice rossa, ma con il bianco. Apparentemente Cartoon Cat non l'ha finita. Sembra che non ce l'abbia fatta. Ditemi, cosa c'è scritto qui? Scrivete, che cos'è? Ragazzi, è possibile che questo sia un pulsante scritto non correttamente. E se fai click quasi sicuramente succederà qualcosa. Provate a trovare questo pulsante sotto al video e cliccate. Allontanati, allontanati! Aiuto, aiuto! Hai sentito? Lasciami questo stare! Artyom! Lasciami stare! Artyom è qui! Andiamo a vedere! Artyom, vieni qua, vieni qua! Il piano trappola funziona fino a quando non ci notano. Secondo me ha legato Artyom. Liberami! Dobbiamo salvarlo! Sì, ma dobbiamo avere un piano. Trascinato troppo! Lasciami stare, dai! Ok, siediti, calmo! Lasciami stare! Tu vai da questo lato e sleghi Artyom. Io vado dall'altra parte. Provo a chiamare anche Cartoon Cat. Vuoi distrarlo? Sì. Andai. Bene, mentre tutto va secondo il mio piano e presto presenterò Arishnev al mio amico, io mi sono ricordato che voi mi dovete qualcosa. E più precisamente 100.000 like. E questo è quanto ho bisogno per far uscire una nuova serie con Cartoon Cat. Potrei anche lasciare andare Artyom, ma solo se dimostri che ne hai bisogno con i tuoi mi piace. Beh, penso che tu abbia capito cosa fare. Like, like, like. Arishnev, io sto arrivando. Cartoon Cat, lascia andare Artyom! Safik. Scappa, Safik, scappa! Anche tu sei qui, anche tu sei finito! Invano sei venuto qui, Safik! William Bruno, perché sei così? Niente più William Bruno, qui c'è solo Cartoon Cat! Safik, corri, non ascoltarlo, attenzione! Zitto, zitto! Tanto che non c'è lì. Siete impazziti! Adesso. Scappate, perché siete venuti qua? Io adesso ti libero, dai! Non c'è solo Cartoon Cat, c'è anche Sonic e Xy, perché siete venuti qui? Andiamo via, su, dai! Ecco, prendi la doccia! Io ho rubato il corpo di William Bruno e ora ruberemo anche il corpo di Arishnev! In che senso noi? Sei da solo qui! Sonic X, siete insieme o cosa? Abbiamo escogitato questo piano per prendere il controllo dei vostri corpi molto tempo fa! Safik, come stai? Vedo che ti sei già svegliato. Ma niente, presto finirà tutto. Beh, almeno per te e per i tuoi amici. Artyom, tu dove sei? Sonic Exy, Safik, sono qui! Ci hanno legato alla colonna! Toglimi la zampa di dosso! Non so se riusciremo a uscire da questo, ma tu semmai, Safik, mi dispiace, per favore! Bene, Arishnev, sei pronto a dire le tue ultime parole? Non sono pronto, hai capito? Safik e io usciremo sicuramente! E salveremo Bruno sicuramente! Non salverete nessuno, perché io e l'Exector prenderemo i vostri corpi per sempre! Non è vero, Exector? Sì, lo facciamo! Artyom! Grazie per essere stato con me, penso che sia la fine! Safik, mi dispiace di avervi messo tutti in mezzo! Bruno, ti aiuteremo sicuramente, te lo dico io! Non ho bisogno di essere salvato, perché io sto già bene! E Bruno non tornerà mai! Iniziamo! Non voglio morire! È un gran peccato, ragazzi, che tutto funzioni in questo modo, ma non ho paura della morte, ho vissuto molto. Forse qualcuno ci aiuterà alla fine! È giunto il momento!
Vedi Artyom, Sonic XE sta accelerando in questo momento prima che tutti voi abbiate finalmente finito e non c'è niente che tu possa fare al riguardo. E la fondazione SCP! Ragazzi, li avete visti apparire all'improvviso! Oh, oh! Come ci avete trovato? Bene, correte, 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 correte! Forza! Grazie mille! Dobbiamo andare via velocemente! Veramente, fondazione SCP, davvero! Dobbiamo andarci più velocemente! Sono d'accordo, dicono di andarcene più velocemente! Quindi andiamo! Combattenti SCP, arrivate sempre al momento sbagliato. Ma fa niente, Sonic XE ha già iniziato il suo rito. Non soffiare con me. Fondazione SCP, quindi potete salvare William Bruno. William Bruno non c'è più. Lui va al laboratorio e voi fuori di qui. Ok, promettete che il nostro amico starà bene, ok? Per favore. Io non voglio tornare a questo centro di ricerca. Voi lì mi distruggete. Non è scelta, non c'è più tempo, andate via. Bene, andiamo, andiamo ragazzi. Andiamo da quella parte. Dobbiamo lasciare questo posto. Attento Artyom. Safi, corri, vai per primo. Allora ragazzi, qui non si vede niente. Pronto, pronto, accidenti, qualcuno mi riceve. Ragazzi, assolutamente nessuno risponde. Safi, cosa succede? Artyom, qui c'è un combattente della fondazione SCP. Non sembra muoversi affatto. Sembra che sia stato Sonic. Ragazzi, se riesce a gestire l'esercito SCP, dobbiamo andarcene con urgenza. Corriamo! Andiamo, andiamo! Corriamo, corriamo, corriamo! Accendi velocemente! Entra, cacciatore! Dai, andiamo via, andiamo via! Forza, ragazzi, andiamo, dai, su, non so via. Cosa farà la fondazione SCP a William Bruno. Non ho assolutamente nessuna ipotesi, ma so esattamente cosa voi potete fare in questo momento. Questo è colpire qui e vedere questo proiettile in modo che noi filmiamo la quinta parte qui con Safik e Cartoon Cat e con Sonic XE e la fondazione SCP. Fai click qui, fai click, clicca.